nella storia c'è chi si è appropriato di tutto, di gioielli, di titoli, di corone, di fondi elettorali, di reliquie, ma solo una persona è riuscita ad appropriarsi di una crociata, il doge Enrico Dandolo. Sigla. Doge! Siamo nel 1202 e il Papa Innocenzo III ha da poco chiamato la crociata, la quarta della serie, per riconquistare la Terra Santa di nuovo in mano agli infedeli. Beh, tecnicamente il Papa aveva detto ai crociati di conquistare l'Egitto, non Gerusalemme, ma il senso però è sempre quello, più o meno. Dopo un secolo di fallimenti, la prima crociata è del 1095, però quelle teste fini dei crociati, che erano più degli hooligans da chiesa che dei veri e propri pensatori, si erano finalmente resi conto che per arrivare in Terra Santa, andarci via terra forse non era un'idea proprio geniale. Bisognava attraversare i Balcani, la Turchia, l'Armenia e la Siria, tutti posti inospitali, aridi e soprattutto popolati da nemici che non vedevano l'ora di far la festa ai crociati. Era un viaggio talmente sfibrante che il Barbarossa, il sacro romano imperatore Federico I Hohenstaufen, 14 anni prima c'era morto nel viaggio di una crociata, e non da eroe con le armi in pugno contro gli infedeli, ma come nel peggiore degli incubi di tutte le madri in spiaggia: congestione fulminante. Poretto, dopo giorni e giorni di viaggio senza acqua, alla vista di un torrente il Barbarossa ci si era letteralmente lanciato dentro. Peccato però che l'acqua fosse gelida e quindi bye bye Barbarossa. Te l'avevo detto io, avrà pensato sua madre, la germanissima madre. Ecco, ma se non ci si va a piedi, come si fa ad arrivare in Terra Santa per una crociata? Facile! In nave! E abbastanza navi da spostare un intero esercito. Dove si trovavano? A Venezia, che ovviamente era felicissima di fornirle. Bastava pagare. Ma la gloria di Cristo? E appunto, lasciamola a Cristo. Pagateci. 84.000, non zecchini d'oro, ma marchi d'argento. Vi ricordate, lo zecchino ancora non esisteva. Ed era veramente una cifra notevolissima. Tantissimi, ma giusti. Certo, perché Venezia, per trasportare i crociati, anzi, l'esercito crociato, fino in Egitto, sapete di quante navi aveva bisogno? Centinaia! Voleva dire non solo produrne di nuove appositamente, ma utilizzare tutte quelle che già c'erano, cioè bloccare l'intera flotta mercantile, impegnandola per i crociati e non per i commerci, quindi zero guadagni. I crociati accettano la cifra e un po' alla volta arrivano al Lido, il punto di raccolta, perché i veneziani non li volevano in città. Dei babavi amati in città, ma sia mai! Ma i capi dei crociati, Baldovino di Fiandra e Bonifacio del Monferrato, fanno lo stesso errore che fa lo sfigato che organizza le pizzate di classe. Prenota per tutti e ci mette la faccia. Lo sappiamo tutti come va sempre a finire, no? La flotta è pronta, è l'ora di partire, ma mancano due terzi delle persone. E i presenti, con la scusa forse di fare alla romana, non hanno abbastanza soldi per pagare i veneziani. Baldovino di Fiandra e Bonifacio del Monferrato sono imbarazzatissimi e totalmente disperati. Portano al Dandolo addirittura tutta la loro argenteria, perché una volta si viaggiava con l'argenteria, i nobili ovviamente. Ma comunque la cifra raccolta non basta, supera di poco la metà necessaria. Qui allora interviene il doge, che il cronista bizantino Niceta Coniata descrive così: un cieco vecchio decrepito, un individuo insidioso e ostile ai romani, intendendo i bizantini, pieno di rancore e invidia nei loro confronti, un fior d'impostore che si proclamava il più savio tra i savi ed era avido di gloria come nessun altro, che non so perché, ma noi ce lo immaginiamo come il Marlon Brando del Padrino. Serenissimo principe, vostra magnificenza, non vorrete far saltare la crociata per pochi denari? La vuole Dio, chi siamo noi per metterci contro la volontà del Signore? No, gentiluomini cari, come posso non capire io le vostre necessità? Da buon cristiano quale sono. Siamo tutti fratelli, eh? E i fratelli tra loro si aiutano. Oddio, cosa ci chiederà adesso? Ecco il cristianissimo accordo proposto dal doge ai crociati. 1. La crociata si fa e le navi partiranno. 2. Il doge accetta la dilazione del pagamento, ossia me li date a crociata finita. 3. Il doge stesso parte in crociata con un contingente veneziano. Ma in cambio... 4. I crociati dovevano fare un favorino a Venezia. Diciamo un tasso di interesse pagato in natura.
Zara. La cristianissima Zara aveva appena avuto la sfacciataggine di ribellarsi a Venezia, chiedendo protezione al cristianissimo e in più crociato re d'Ungheria. Andava rimessa sotto il leone di San Marco, quindi deal. Patto firmato. I crociati accettano supinamente con un po' di amarezza e la crociata parte. Ma l'umore sì. Pensate a questi poveri crociati, partiti per combattere gli infedeli e che si trovano invece davanti alle mura di Zara decorate da crocifissi. Sì, i cittadini li avevano messi nella speranza di farli rinsavire. Dai fioi, dovreste essere l'emblema della cristianità, cosa state facendo? Vi prego! Ti preghiamo! Beh, effettivamente, Doge Dandolo, signori, disse il Dandolo veramente, avevamo un accordo. Voi mi avevate promesso di conquistarla e io vi invito a farlo. Oh, mi scusi! Cosa ci insegna questa storia? Che quando un vecchio veneziano cieco si offre di metterci avanti del denaro, bisogna sempre rifiutare. Sempre. Il Dandolo così e il suo personalissimo esercito di crociati conquistano Zara. Ma lì si presenta loro uno strano personaggio. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.